A questo punto lascio la parola ad Antonio Altirellis di Attac Italia e Pax Christi e a Stefano Risso di Attac Italia, che sono tra gli autori del libro. Inizia. Scusate, presento solo Antonio perché si è scomodato per venire fin qua. Io sono uno degli autori, ma parlo perché sono già di Torino, perché è più semplice organizzare. Antonio rappresenta, non è il primo libro che cura su questi grossi, questi tipi di problemi, ha curato questo debito, questo libro sul debito, che è, ci spiegherà la sua storia, vede contributi molto differenti di persone da origine culturale molto differente. Antonio è nel contempo membro del Comitato Nazionale di Attac ed è stato membro del Comitato Nazionale di Pax Christi, cioè personalmente ha una storia ben precisa, ben caratterizzata nel legare questi problemi a una pluralità di approcci, una pluralità di contatti. Lo conosciamo da molti anni, ha già avuto modo di venire a Torino un paio di altre volte, ancora una volta lo ringrazio. Vi passo subito la parola per sentire la storia di come è nato questo libro. Sì, buonasera a tutti, grazie per aver organizzato questo evento, pensavamo che venissero meno persone, ma siete già in tanti. Bene, diciamo che più che il libro sono venuto a presentare il tema del debito e a dirvi cosa si muove su questo versante a livello nazionale e anche internazionale. E quindi come l'esperienza di cui parlava prima Marco, che è questa realtà appena nata, ma insomma che lascia ben sperare, di questa, concluirà almeno in questo mese, in questa assemblea, il 14 ottobre, può essere considerata già un passo avanti. Quindi parlo a persone che in qualche modo si sono già posti il problema a livello locale, quindi sanno di che cosa stiamo parlando. Però provo a fare un riassunto delle principali tappe. Alcune realtà sociali, come ATTAC, ma anche Cadetello Internazionale e altri movimenti, anche come ARCI, questa è una sede dell'ARCI se non sbaglio, giusto? Si sono mosse a livello nazionale in occasione del 15° anniversario dei fatti di Genova. Il 19 luglio del 2016, in un convegno internazionale dal titolo Da G8 alla Laudato Si, due fatti significativi secondo gli organizzatori di questo quindicennio, abbiamo affrontato il tema del sovraindebitamento dei popoli, che è un tema globale, quindi non riguarda solo l'Italia. In quell'occasione abbiamo scritto insieme un documento che chiamata Carta di Genova, che è riportato anche nel libro. Che cos'è la Carta di Genova? La Carta di Genova è il tentativo di guardare a questo mondo, a questa realtà, partendo da una semplice constatazione, semplice ma dolorosa, che unisce movimenti sociali e movimenti ecclesiali, cioè il fatto che ci stiamo allontanando dal terreno dell'umano. Ed è qualcosa questo che riguarda cattolici, non cattolici, credenti, non credenti, cioè il mondo che viviamo e quello che ci viene prospettato è caratterizzato da questo allontanamento, da questa trasformazione antropologica dell'Occidente, che però porta l'umanità lontana da quella che dovrebbe essere il nucleo fondamentale, cioè il riconoscimento della dignità inviolabile di ogni essere umano. E questo sotto diversi aspetti. Ma a tema c'era proprio questo, il sovraindebitamento dei popoli. E abbiamo tracciato un percorso possibile che vede anche il coinvolgimento di tutte le realtà locali italiane. Ed è per questo che abbiamo scritto un libro, ma anche girato continuamente. Io vengo ieri sera ero a Saronno, domani sera sarò a San Giuliano Milanese e poi a Reggio Emilia. La settimana scorsa a Taranto e a Trani. C'è un movimento in Italia che sta
nascendo e che confluisce su questo tema fondamentale, che non è solo il debito nazionale, ma appunto anche il debito locale, degli enti locali. Perché questo tema riguarda anche il mondo cattolico, che in qualche misura questa sera tento di rappresentare? Perché da sempre la dottrina sociale della Chiesa si è occupata del tema del debito e ancor di più Papa Francesco del tema della finanza e della finanza speculativa. L'ultimo intervento di Papa Francesco, proprio di pochissimi giorni fa, dinanzi alla Commissione antimafia del Parlamento, in un passaggio in cui parla della mafia, dice questo: la finanza ormai è sovrana delle regole democratiche. E lo dice con riferimento proprio al fatto che la corruzione, e quindi la malavita, la criminalità organizzata, le mafie non potrebbero essere così potenti se non moltiplicassero i loro ingenti guadagni nella finanza speculativa. Questa finanza però ha un potere enorme, cioè è sovrana delle regole democratiche, cioè incide talmente tanto nella nostra vita, con ricadute successive, quindi dal globale al nazionale al locale, che non possiamo non tenerne conto. Ecco, il libro è proprio questo, il tentativo di mettere insieme diversi contributi, laici, credenti, credenti, ci sono due interventi anche di vescovi, di un sacerdote, degli amici che ho incontrato per strada, quindi anche di Stefano e anche di Antonella Di Sentino, un'altra vostra amica torinese, questa sera non è potuta stare con noi perché doveva andare a Bruxelles. Ho dovuto modificare un programma di viaggio per un incontro anticipando il volo, perché inizialmente si pensava fosse a tre questa sera. Beh, il tentativo anche questo che avremmo portare a termine con questo libro e con i temi trattati, di considerare il debito come un paradigma storico, sociale, economico, anche ambientale. Che significa paradigma? Il paradigma significa che il debito è come un modello, in questo caso per noi è un modello di dominazione. Se volete rendere schiava una persona, indebitate. Se volete rendere schiava una comunità, fatele un prestito non etico. Se volete rendere schiavo un popolo, indebitatelo. Ed è quello che è accaduto a livello globale, ma anche a livello nazionale, anche a noi, italiani. Quando si parla di debito, però, non si può fare a meno di considerare che è sostanzialmente un tabù, cioè qualcosa che noi non siamo abituati a toccare, a considerare, di cui non siamo abituati a parlare, proprio perché è qualcosa che non è mai messo in discussione. E quello, se mai lo subiamo, ce ne parlano continuamente, giustificano tutto ciò che accade con la mancanza di risorse, in quanto indebitati, ma noi non riusciamo a toccare questo debito, ad avvicinarci a questo debito. Bene, alcuni di noi, tra questi anche i coautori del libro, hanno invece messo le mani in questa questione e abbiamo scoperto delle cose che per noi sono già fonte di illegittimità, cioè giustificherebbero da sole una moratoria, una richiesta di riduzione del debito, una cancellazione parziale di questo debito. Perché dico questo? Perché le categorie giuridiche che andremo a toccare, che forse toccherà più di me Stefano, sono una realtà. Cioè, quando un debito è illegittimo, non si paga. Per raccontare la storia del debito pubblico italiano uso una metafora. È come se una famiglia, penso che anche in mezzo a voi ci siano, come se una famiglia avesse contratto un mutuo, no?
e pagando regolarmente le rate ogni mese e aspettandosi, come ragionevole che sia, un debito residuo più basso dell'anno precedente, si accorgesse invece a fine anno che quel debito residuo, invece di diminuire dopo aver pagato regolarmente le rate, invece aumenta. Ed è questa la storia di un debito che, per esempio, dal dicembre del 2016 è passato da 2.218 a luglio 2017 2.300, dal 2018 a 2.300, solo considerando questo lasso di tempo brevissimo di 7 mesi. In una famiglia normale si sarebbe dato incarico legale per agire legalmente, appunto, contro la banca. Ma se questo accade a un popolo, il popolo non reagisce, non viene informato e non c'è alcuna azione legale. Continuiamo cioè a pagare con tagli, con sacrifici, ma questo debito in termini assoluti non diminuisce, bensì aumenta. Che cosa è accaduto nella storia? Io ve lo racconto brevemente. Il debito italiano non è stato sempre alto. Fino al 1981 questo debito era in rapporto al PIL pari al 60%, una percentuale molto bassa. Oggi la consideriamo una percentuale di sicurezza, che è quella che ci impone l'Unione Europea. Ma in quell'anno c'è stato il divorzio tra Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro. In che cosa consiste questo divorzio? Perché è così importante? Ogni qualvolta lo Stato italiano vuole acquisire risorse, emette dei titoli. Questi titoli vengono venduti all'asta, e se il prezzo stabilito viene mantenuto fino alla fine, sai esattamente quanto ti costerà quell'emissione, quanto ti costerà quell'operazione. Ma perché ci sia questa sicurezza, è necessario che qualcuno stia alle spalle e acquisti tutti quei titoli rimasti invenduti. Questo era il ruolo della Banca d'Italia. Allora lo Stato italiano emetteva, stabiliva un prezzo che sarebbe anche il tasso di interesse, quindi per il titolare del titolo ovviamente era il guadagno, ma per il popolo era il costo dell'operazione. Se questo costo resta costante, perché c'è qualcuno che alla fine compra titoli invenduti, il prezzo appunto rimane stabile. Con il divorzio tra Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro invece i nostri titoli sono andati al mercato libero. Ed è iniziata una stagione nella quale dal 60% siamo passati al 120% del rapporto debito-PIL. Cioè il nostro indebitamento si è raddoppiato. A quelli che dicono che questa condizione è determinata dall'ingresso nell'euro, quindi dobbiamo dire che questa è sorta, si è progressivamente sviluppata in un periodo in cui l'euro non esisteva ancora. Quindi da una parte abbiamo il divorzio della Banca d'Italia e del Ministero del Tesoro, dall'altra la libertà dei movimenti di capitale, la conseguente speculazione finanziaria e quindi la situazione pesantissima debitoria che oggi viviamo, anche senza considerare l'entrata dell'euro. Certamente le strutture istituzionali, così sono state chiamate, della Comunità Europea e i vincoli di bilancio hanno sostanzialmente creato una situazione di enorme difficoltà per quei paesi più fragili, cioè sono state applicate stesse regole a paesi diversi, e questo ha appunto peggiorato la condizione dell'Italia. Nel febbraio, questo è un esempio che voglio, per farvi capire concretamente come funziona il sistema dell'anatocismo, un termine molto brutto, ma che per qualcuno di voi sicuramente già significa qualcosa. Nel febbraio del 2019,
2017 il debito era arrivato a 2.240. Ma nel 2016 noi avevamo avuto un impennato, un aumento del prodotto interno lordo, cioè della nostra, del nostro, diciamo così, fatturato come nazione, di 20 miliardi. Che cosa è accaduto? È accaduto che, pur essendo riusciti a risparmiare 25,4 miliardi nel 2016, e cioè pur avendo avuto le entrate superiori alle uscite per 25,4 miliardi, l'ammontare degli interessi è stato invece di 66,2 miliardi. Cioè, e questa è un po' la storia degli ultimi 20 anni, siamo riusciti ad avere un cosiddetto avanzo primario, cioè ogni anno abbiamo risparmiato qualcosa, e quindi diciamo a livello di popolo è difficile ammettere o giustificare il fatto di cui ci accusano spesso, cioè di aver vissuto al di sopra delle nostre possibilità, perché addirittura abbiamo risparmiato, ma l'ammontare degli interessi passivi pari a 70-80 miliardi, nel 2016 pari a 66,2 miliardi, ha reso impossibile avvantaggiarsi di questo risparmio. Tant'è vero che ci siamo ulteriormente indebitati per pagare questa quantità di interesse che non è coperta dall'avanzo primario, cioè dal risparmio concreto tra interessi passivi, tra entrate e uscite. Bene, molte cose potrei aggiungere magari nel secondo giro, ma ecco, che cosa sta accadendo a livello italiano? Dopo la Carta di Genova ci eravamo dati appuntamento per costituire una sezione, diciamo così, cade terma, cioè comitato per l'abolizione dei debiti illegittimi anche in Italia, perché mancava, e l'abbiamo fatto, abbiamo costituito il cade terma, e da parte anche Stefano, e questo comitato per l'abolizione dei debiti illegittimi si è dato due obiettivi: uno, favorire in qualche modo il coordinamento di tutte quelle realtà come le vostre, come la vostra, che lavora su obiettive situazioni di ingiustizia a livello locale, a livello di debito del comune, per esempio. Nel caso specifico vostro, ma su indicazione anche di alcuni di noi, era interessante lavorare qui a Torino sulla relazione tra derivati e bilancio comunale, con tutte le ricadute sociali che questo ha provocato. Ma l'obiettivo poi ulteriore è quello di andare incontro ad una conferenza internazionale sul debito, cioè mettere insieme le varie realtà che a livello mondiale hanno lavorato sull'audit, cioè sull'indagine del debito nazionale, sia in America Latina, sia in Africa e anche in Europa. Questi due appuntamenti, segnateli: il 25 novembre a Parma ci sarà il convegno nazionale su tutte le realtà che hanno o avviato o vogliono avviare un audit locale, e invece il 27 gennaio 2018 ci sarà questo incontro, questo convegno internazionale a Pescara. Il mio contributo è un po' questo, cioè quello di legare questi due mondi che non si sono parlati molto negli ultimi decenni, cioè il mondo, diciamo così, cristiano, in particolare cattolico, e quello dei movimenti sociali. E questa mancanza di dialogo, diciamo così, è dovuta soprattutto al fatto che molto spesso l'accento della Chiesa negli ultimi decenni è stato su tematiche non legate all'economia, non legate al lavoro, non legate alla finanza, non legate all'ambiente, cosa che invece i movimenti sociali hanno sempre affrontato, e quindi hanno portato avanti per diverso tempo queste tematiche, affrontandole con quello sguardo critico che invece è mancato assolutamente a realtà, diciamo così, pachidermiche come la Chiesa cattolica, specialmente quella italiana. Però con Papa Francesco qualcosa è cambiato,
sono aperte nuove porte, i temi sono stati affrontati direttamente, addirittura un'enciclica sul cambiamento climatico, parole dure contro l'economia che uccide, contro la finanza speculativa, e questo ci ha permesso di iniziare a dialogare e di tirare fuori quello che di ricco esisteva già nella dottrina sociale della Chiesa, che gli stessi cattolici non conoscono. L'auspicio quindi è quello di mettere insieme le forze. Il futuro che abbiamo di fronte è un futuro che per alcuni di noi va in qualche modo modificato, cioè se lo lasciamo andare avanti così, se la storia, se non siamo convinti che la storia siamo noi, beh, i fatti che accadranno saranno sempre peggiori di quelli che abbiamo già visto, e questo a livello economico, sociale, a livello di equilibri geopolitici, quindi di guerre, di esodi epocali forzati e così via. Ma c'è un modo di mettere insieme queste due realtà, quella, diciamo così, dei cristiani e quella dei movimenti sociali. Questo modo parte dalla constatazione che questa famiglia umana è di tutti, che questa realtà che noi viviamo non deve essere per forza catechizzata, dobbiamo prima di tutto assicurare un futuro per tutti. E questa è la visione della Chiesa, che forse ovviamente dentro pochi conoscono, che è quella della una Chiesa del Regno, cioè la costruzione di un regno di umanità che però non vede nella Chiesa l'obiettivo. La Chiesa è solamente uno degli strumenti per la costruzione di questo regno fatto di umanità. Il regno in realtà è qualcosa che siamo tutti chiamati a costruire, ed è per questo che spesso Papa Francesco si rivolge a realtà esterne alla Chiesa. Per esempio, uno dei discorsi riportati anche nel libro, molto importante, è quello dei movimenti, proprio fatto dal movimento popolare il 5 novembre del 2016. Insieme a Massimo, forse anche a qualcuno di voi, al termine delle tre giornate dei movimenti popolari, in dialogo con Papa Francesco, abbiamo assistito a un discorso memorabile in cui effettivamente lo slancio, la forza delle parole che venivano condivise dai presenti, e i presenti erano movimenti sociali, movimenti popolari, quindi in realtà molto lontane dalla Chiesa, molto critiche nel mondo della Chiesa, però quei discorsi affrontavano anche questa tematica appunto della finanza, del debito, del terrorismo, dei muri e di come vorremmo, di come dovremmo costruire questa umanità e per noi cristiani questo regno di umanità. Ecco, il tema quindi è centrale rispetto a tutto il malessere sociale che oggi viviamo, ma affrontarlo richiede appunto una consapevolezza, un'apertura mentale, perché è un tema possibile da affrontare solo se vi sono alleanze di base molto estese, cioè se superiamo i nostri muri mentali e affrontiamo questo potere finanziario idolatrato dei più con un atteggiamento, diciamo così, di coloro che privilegiano l'alleanza alla distinzione. Non è più questo l'opinione di chi scrive, di chi vi parla e anche degli autori del libro, non è più il tempo di distinguerci, di stare a guardare a ciò che appunto in qualche modo ci differenzia. È arrivato il momento di affrontare questo potere enorme, che è quello appunto che noi chiamiamo finanza, ma che in realtà ha anche nome e cognome, con uno spirito di alleanza inedito. E questo penso sia il modo migliore per affrontare questa nuova epoca che ci contraddistingue, che è un'epoca in cui i criteri di riferimento del passato non sono più validi, non sono più applicabili.
Questa è la prima parte di introduzione, però ora Stefano entra un po' più nel vivo. Sì, effettivamente entrare poi in alcuni argomenti un po' più specifici dopo questo respiro non è facile. Posso solo ricordare e testimoniare per esperienza, per essere stato presente nel novembre dell'anno scorso, che effettivamente è impressionante in quella sede, da quell'oratore, sentire un'analisi della realtà sociale, economica del mondo che è assolutamente coincidente con quella di quello che è stato chiamato, quello che si definisce il movimento altermondialista, con una precisione, sono gli altri che si chiamano no global, ma io credo sia profondamente sbagliato definire una persona per quello che non è, ma credo che vada definita per quello che è. E in effetti, soprattutto in Francia, questo movimento è chiamato, si chiama ed è riuscito a farsi chiamare altermondialista, ossia un altro mondo possibile. Effettivamente la coincidenza nelle analisi è stata veramente impressionante. Io vorrei aggiungere solo alcune cose un po' tecniche, perché il sottotitolo di questo libro è come demolire la narrazione del debito, ossia come demolire una rappresentazione della realtà inesatta, se che corrisponde l'idea di una falsa rappresentazione, corrisponde perfettamente alla definizione di ideologia di un certo signore nato a Treviri con un barbone che pare sia e la cosa interessante è appunto questa. A partire, Antonio ha accennato al divorzio tra Banca d'Italia e il governo. Partiamo già da una piccola cosa, ma non da poco conto. Come è avvenuta questa, che era la decisione di politica economica più importante e grande di conseguenza della storia repubblicana? Una legge? No. Un decreto del governo? No. Uno scambio di lettere tra il signor Ciampi e il signor Andreatta. Insomma, c'era un vecchio signore che diceva: sovrano chi decide nello stato di eccezione è dello stato di eccezione, non era né un cristiano né un uomo di sinistra, e però ha sicuramente rappresentato la realtà dei fatti in quel momento. Il sovrano non era il popolo italiano, erano i poteri economici che hanno scelto al di fuori di qualunque regola istituzionale, al di fuori di qualunque dibattito. Cosa succede? Notate bene, in questo modo noi applichiamo 10 anni prima i principi di Maastricht, ossia che la Banca d'Italia, non la Banca Centrale, non acquista più i titoli rimasti invenduti, i titoli di Stato rimasti invenduti. Guardate che non è che rimanevano necessariamente lì, pian pianino li riciclavano. Esattamente come continua a fare, in dispregio del Trattato di Maastricht, la Bundesbank. Un paragrafo intitolato "Fate quel che faccio e non fate quel che dico". Quando andiamo dai medici, la battuta che ci fa il medico è sempre: fate quel che dico, fate quel che dico e non fate quel che faccio, perché poi magari io stesso non rispetto, io stesso medico, non rispetto le regole della buona condotta. Nel caso della Germania dobbiamo fare esattamente l'opposto, fare quello che fa e non fare quello che dice. Perché cosa succede? Che l'ente specializzato nella vendita di Stato, dei titoli di Stato tedeschi, si chiama Finanzagentur, e vende, cioè convoca 80 compratori, banche, fondi, eccetera, e aumenta, come faceva l'Italia quindi prima, un preciso tasso di interesse terribile, 0,1, 0,01, ci sono stati dei momenti in cui il tasso era negativo. E in piazza. Ovviamente non riesce a piazzarli tutti, una parte rimane invenduta. Possiamo arrivare, nel caso documentato nel 2011, a 2 miliardi e mezzo su 6 miliardi di titoli, non è propriamente una sciocchezza. Cosa succede? Quei titoli rimangono in deposito presso la Bundesbank. Dopodiché, lentamente, vengono rivenduti e riscatolati nelle banche, tramite le banche tedesche, che sono rimaste in notevole misura banche pubbliche, a differenza di quello che era successo in Italia, che le inscatolano, ma giustamente, in prodotti finanziari, dove il titolo di Stato della banca, di Stato tedesco, è un elemento non di reddito, ma di sicurezza del titolo. Per cui nel bilanciamento dei pacchetti del risparmio gestito ci stanno un po' di titoli della banca, del governo tedesco. E di conseguenza vengono progressivamente
venduti in questo modo, rispettando. Poi dopo succede che a quel punto possono benissimo venire riacquistati direttamente dalla banca di Stato tedesca, dalle BCE, perché non compra più i titoli di Stato nel mercato primario, ossia l'asta, ma nel mercato secondario, con tanto di dichiarazioni di altissimi funzionari che dicono che rispettiamo la legge. Ne rispettano sicuramente lo spirito, la lettera ma non lo spirito. Ma attenzione, io non mi contesto di violare un trattato assurdo, concepito in una logica di economica, in un momento economico di crescita e che dà come unico mandato quello della lotta contro l'inflazione. Contesto che quella politica che concretamente viene fatta in Germania non sia posta come punto di riferimento per una nuova politica economica in Italia, in Europa, di cui ci sarebbe tremendamente bisogno. Voglio dire ancora alcune cose velocissime, che c'è sull'avanzo primario, guardate che l'avanzo primario italiano, ossia il saldo prima del pagamento degli interessi sul debito, in Italia per una generazione, per 25 anni, è stato del 2-2,5%. C'è stato solo un anno in piena crisi che è stato negativo. In Germania mediamente è stato dello 0,9%. Ossia un'intera generazione di italiani, perché 25 anni sono una generazione, ha vissuto il 2,5% al di sotto delle loro possibilità, mentre i tedeschi hanno vissuto solo lo 0,9% al di sotto delle loro possibilità. Questi sono dati da tenere ben presenti. Fu detto che il divorzio era inevitabile perché bisognava sconfiggere l'inflazione. Vero solo in parte. L'inflazione era schizzata alle stelle nella prima metà degli anni 70, ma era successo tutto. Erano saltati gli accordi di Bretton Woods, saltata la parità aurea del dollaro, 1971. Hanno contato anche probabilmente 200 miliardi di dollari di allora delle spese per la guerra del Vietnam, secondo l'Istituto di Studi Strategici di Londra, che sicuramente hanno contribuito a dissanguare, ha contribuito alla guerra del futuro rialzo delle materie prime, soprattutto del petrolio. Cioè, nella prima metà degli anni 70 in economia è successo di tutto. Il debito italiano schizza dal 40-60%, cosa pesante ma ancora concepibile, sale l'inflazione, ma notate che nel 77 viene approvata una legge, forse chi ha i capelli un po' bianchi se la ricorda, in cui viene attutita la scala mobile, ma non abbassandola, ma costringendo i redditi medio-alti a un risparmio forzoso. Gli stipendi molto alti dovevano dare i loro aumenti, venivano pagati in titoli di Stato. Quelli intermedi, il 50% in titoli di Stato e il 50% in liquidità, quelli medio-bassi, i normali impiegati nello assunti, come ricordo era il mio caso allora, veniva pagato integralmente in contanti. Io ricordo che tutti dicevano non li vedremo mai indietro questi soldi, in realtà erano vincolati a 5 anni con un pagamento, col pagamento previsto superiore all'inflazione, e dopo 5 anni non erano cedibili, l'unica cosa sono per causa di morte, e dopo 5 anni sono stati pagati fino all'ultimo centesimo. L'inflazione anche per effetto di quello scese dal 17 al 12% in un anno. Il governatore della Banca d'Italia, Baffi, nel 1978, nella sua relazione sul 77, con estrema onestà intellettuale, Baffi credo sia stato il miglior governatore che l'Italia abbia avuto, governatore della banca, intendo dire, riconosce onestamente questa cosa. Voi andate a scaricarvi quella relazione, riconosce questa cosa. Questo episodio è totalmente stato nascosto, perché bisognava legittimare il taglio brutale della scala mobile. Non il risparmio forzoso fatto fare, perché tutto sommato potevo un po' di risparmio per me. Questo sono importanti mettere questi punti base, perché servono a smontare una falsa rappresentazione della realtà. L'altra cosa estremamente inquietante invece è che una politica di austerità terribili che non ha affatto ridotto il debito, perché l'effetto palla di neve, proprio questo è il termine che viene usato nella relazione sul debito greco della commissione presieduta da Roussan su mandato della presidentessa del Parlamento greco Zoe Costantinopoulos,
è proprio un elemento che ha determinato l'abolio del debito greco. Se voi vedete quella relazione, vi rendete conto che la storia della Grecia è molto simile a quella italiana, anche loro avevano un avanzo primario, non avevano un eccesso di spese, è stato il loro schizzare in alto dei tassi di interesse che ha creato l'effetto palla di neve, o tecnicamente, se vogliamo dire, un caso di anatocismo. Queste cose qua, a questa crescita del debito si è opposta una politica di austerità che ha fatto aumentare il debito, perché ovviamente ha ridotto, ha tagliato le gambe alle varie economie con una politica recessiva, e cosa ancora più grave, ha aumentato spaventosamente le diseguaglianze. In effetti il mio capitolo è dedicato proprio a questo, al rapporto fra debito e diseguaglianza, al fatto come è una spirale che si autoalimenta, la diseguaglianza e il debito. Abbiamo assistito in questi ultimi anni al più spaventoso trasferimento di risorse in tutto il mondo, dal basso verso l'alto, quale non si era mai visto nella storia umana. L'unico elemento che contrasta questa cosa, che ci viene sempre ricordato di più sospinto, è che in assoluto la povertà nel mondo si è ridotta. Attenzione, si è ridotta essenzialmente per due stati, che si chiamano India e Cina, che hanno avuto obiettivamente negli ultimi 25 anni un'enorme crescita, anche se al loro interno è aumentata la diseguaglianza. Ma la crescita della Cina e dell'India, se la guardiamo nei termini estremamente lunghi, significa semplicemente che la Cina e l'India, la Cina come subcontinente, nel caso dell'India proprio come Stato, è il contrario, volevo dire, la Cina come subcontinente e la Cina come Stato, sono semplicemente tornate a occupare nella produzione di ricchezza mondiale il ruolo che hanno avuto per 1000-1500 anni fino all'inizio del colonialismo. Nel Settecento la Cina e l'India erano intorno al 20% l'una del prodotto mondiale, ed è quello che sono tornati a essere quando sono riusciti pian pianino a scrollarsi in una condizione terribile. Questo è l'elemento che apparentemente contraddice l'idea di un mondo impoverito e diseguale, perché chi sostiene queste cose si guarda bene dall'andare a vedere nel concreto quale cosa caratterizza l'elemento di contraddizione in questo momento. Per cui questo è il quadro generale. In questo quadro generale si inserisce una cosa terribile, perché la perdita di reddito e l'impoverimento del patrimonio anche nelle realtà sviluppate, come può essere quella dell'Italia, ma dati ancora recentissimi, ci dicono anche negli Stati Uniti, e che queste politiche di lacrime e sangue sono veramente politiche di lacrime e sangue. Non abbiamo soltanto ridotto il superfluo, ci sono dei dati epidemiologici spaventosi. Le differenze sociali nella durata media della vita permangono, si arriva nel caso italiano a differenze tra i 5 e i 7 anni. Nel caso di uno studio inglese si arriva ad avere una diversità di aspettativa di vita a seconda della fascia sociale che permane fino fra gli ottuagenari e oltre. Se noi andiamo a vedere le aspettative di... ho tutti i riferimenti nel testo, per cui se poi qualcuno vuole prenderne nota. La cosa più spaventosa è l'abbassamento dell'aspettativa di vita sana. Negli ultimi 6-7 anni, rispetto agli ultimi dati, diciamo dal 2005, 2009, 2007 al 2007 anni dopo, 2014, se noi prendiamo i dati Eurostat, noi vediamo che l'aspettativa di vita sana è diminuita di 5 anni per gli uomini e 7 anni per le donne. L'Italia, che era in una condizione ottimale, è scesa nel gruppo di mezzo dell'Unione Europea, non è ancora in fondo, ma è scesa nettamente. Comunque è una caduta dell'aspettativa di vita media sana veramente sconvolgente. Sono dati da guerra, solo le guerre hanno questi dati. Noi abbiamo avuto nel 2015, per la prima volta in tempo di pace, e al di fuori della spagnola,
un abbassamento della vita media degli italiani e delle italiane. Questa è una cosa, sembra una banalità, ma non lo è, perché è proprio l'abbassamento della cohorte statistica femminile che dimostra che il dato era estremamente allarmante. Guardate che negli anni 70 un grande demografo e geografo francese che si chiama Emmanuel Todd previde il crollo dell'Unione Sovietica partendo da dati demografici di lievissima entità, inferiori a quelli che vi ho detto. Questo per dare l'idea della drammaticità della situazione. Allora, in breve il ragionamento è che poi c'è anche tutto un discorso da fare sul debito privato. Sul debito privato. In America è uscito adesso, tanto ho visto che c'è un errore sui dati del debito americano, che è uno di quei classici refusi che ci si rende conto dopo, che è dei valori percentuali del PIL del debito, ma non del fatto che sia raddoppiato. È sceso durante la crisi, ovviamente, non c'è solvibilità, è risalito, è tornato agli stessi livelli del 100% del PIL ante crisi, l'indebitamento americano privato, è cambiato nella struttura. Certo, i mutui per la casa rappresentano la parte maggioritaria, ma sono passati da 65 a 60. Le altre due principali voci si sono scambiate di ruolo. La seconda non è più le macchine, che è diventato il terzo, ma è diventato il debito universitario, che è passato dal 6 al 12%, è raddoppiato. Vuol dire che il diritto allo studio per i giovani americani è stato stroncato e sostituito con l'indebitamento che condizionerà le loro scelte di vita professionale, pesantemente. Negli stesse settimane, anche questo dopo l'uscita del libro, c'è un rapporto impressionante sull'impennata, è proprio il caso di usare questo termine, si chiama rapporto Denon, Cannon, poi posso dare riferimento perché è stato pubblicato dopo il libro, proprio ovviamente non c'è, sulla impennata del tasso di mortalità in tutte le coorti statistiche di età dei maschi bianchi non laureati e non ispanici negli Stati Uniti. È chiaro che di fronte a questi dati uno deve rendersi conto che la diseguaglianza non è soltanto un po' di, come dire, sana e ascetica austerità, è veramente una mazzata sociale che probabilmente spiega molto meglio di certi discorsi astrusi il successo delle forze populiste, quelle vere, quelle reazionarie e xenofobe della Germania agli Stati Uniti. Questo è un po' il quadro. La domanda che pongo, e che veramente pongo a tutti, è questo: sicuramente esiste una relazione che si autoalimenta fra debito e diseguaglianza. È un invito a studiarla. È un invito a chi ha gli strumenti a approfondirla e studiarla, perché svela la caratteristica del debito di relazione sociale e non di semplice procedura contabile, perché dobbiamo uscire da una narrazione del debito che parla di solo una procedura contabile.